come disse in primo grado, se in Italia esistono tre gradi di giudizio, evidentemente è perché i giudici possono sbagliare. Tra l'altro, ovviamente, questo andamento così ondivago di queste decisioni giudiziarie dimostra che effettivamente in un processo indiziario l'esito è altalenante, proprio perché evidentemente non vi sono prove chiare, insomma, trattandosi di un processo indiziario. Cosa hanno detto i vostri assistiti? Ma ancora ovviamente non abbiamo parlato. Gli imputati hanno deciso ovviamente di non essere presenti al momento della lettura, perché, come potete bene immaginare, è un momento particolarmente, insomma, emotivo e stressante, insomma, per loro ovviamente, e anche per le loro famiglie. Quindi hanno deciso di non essere presenti alla lettura del dispositivo, ma stamani erano in aula, come avete visto, e quindi niente, impugneremo ovviamente in Cassazione, attenderemo ovviamente le motivazioni e impugneremo sicuramente in Cassazione questa sentenza, perché siamo assolutamente convinti dell'innocenza del nostro assistito, come lo siamo sempre stato. Lui si è sempre professato innocente e estraneo alla vicenda, quindi ovviamente la impugneremo in Cassazione.